Benvenuta a tutti quanti voi. Oggi è giovedì, giornata di estrazione, giornata importante. Andremo dritti dritti a questa sera, con la terza estrazione del mese. Vado subito a salutare e augurare un buon pomeriggio a Marco. Ciao, eccomi ciao. Ancora qua, non mi sono mosso. No. Ciao Arianna, ciao. Ben ritrovata. Un buon giovedì pomeriggio ovviamente a tutto il pubblico numeroso di Casalotto. Insomma, io già questa mattina, ieri sera, ieri pomeriggio vi ho visti, anche perché avete scelto quelli che sono tre consigli. Ora della fine quei tre erano e quei tre rimangono, quindi come già vi avevo detto, nulla verrà cambiato, non ci sono aggiornamenti, nessuna indecisione, siamo sicuri di quello che abbiamo preparato, vediamo poi questa sera che cosa accadrà. Siamo già arrivati alla terza estrazione, ovviamente un commento sarà doveroso rispetto alla seconda e alla prima, dove ci sono stati dei piccoli risultati, ma la terza è la vera partenza, l'avevamo già detto, quindi occhio perché adesso inizia ufficialmente, abbiamo davanti a noi 10-11 estrazioni, compreso appunto quella di questa sera, proprio per goderci il mese di agosto. E allora tra una chiacchiera e l'altra io vi porterò in redazione e parleremo di 90, che stasera è molto molto atteso, anche perché nelle prime due ha scelto di non presentarsi, ma conosciamo l'andamento a volte poco armonico, altre volte impegnativo e iperpresente, insomma quello è un numero particolare che dobbiamo provare per questa sera. Ottimo. Parleremo poi di due eterni, uno con il 9 e uno con l'88, e devo dire che su quello dell'88 ci spenderò ancora qualche parola in più, perché insomma mi piace, che vi devo dire, quindi tra le varie giocate quel terno con l'88 mi piace tantissimo, come mi piacciono i numeri di Milano-Napoli, quindi ho voluto iniziare con una sorta di vetrina che andremo poi a percorrere appunto all'interno dei vari portali, ma che rappresentano tutte opportunità straordinarie. Dicendovi questo, davanti a me siete in tanti, quindi ci sarà chi sceglie la traiettoria del 90, chissà che cos'è il Milano-Napoli, che cosa può dare e che cosa sa dare, perché nel tempo lo ha dimostrato, e poi insomma spero di convincervi con quell'88 che a me piace veramente tanto tanto. Tra poco ci arriveremo presto. Adesso vado a casa. No dai, non sono stancato, no. C'ho prurito, una zanzara. Ma siamo solo all'inizio. Vabbè, io sono stanco, andiamo. E l'estrazione di questa sera? Io non vengo. Tu devi stare qui. No, stasera verrà lì, io penso. No, beh, adesso in questi giorni ha avuto un piccolo impegno, niente di che, quindi stasera se non viene verrò io. Ci certo, mancherebbe altro. Uno dei due ci sarà, certo. Come sempre. Allora, anticipo un po' le notizie di oggi. Parleremo di John e Jacqueline Kennedy. Poi parleremo, la conosciamo ormai, i modi di dire di Giulia Parlantini. E andremo a conoscere il detto un colpo al cerchio e uno alla botte. Si usa, no? Stavo io lo dico pensando spesso. All'origine, sì, un colpo al cerchio, bravo, sì. Stavo pensando... Un po' come bastone e la carota, no? Più o meno lo stesso. Beh, no, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, è più ne faccio una dritta e una rovescia, quindi un colpo... No, il bastone e la carota è... Prima ti dico una cosa buona, sì, prima e poi bastone, ti bastone e poi esatto, ti do la cosa ti premio, ma... Certo. Ti insulto anche. Yeah. No, mi sembrano due contesti differenti. Okay. Bastone e carota è abbastanza chiaro, la carota insomma si dà, il bastone ti meno, il colpo al cerchio, il colpo alla botte. Per non scontentare del tutto. Sì, no, beh, sì, sì, esatto, ecco, forse c'è. No, pensavo all'origine, cos'è il colpo al cerchio? Vabbè, lo scopriremo, mi sono già bello che ho perso, poi... sì, ma poi il cerchio, chi cerchio? Il cerchio della botte? Botte. Beh, sì, il cerchio però di metallo. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. È di metallo e sopra, sotto. Ah, è così per lavorare un po' i fianchi. Non lo so, che cosa, perché il cerchio e la botte? Perché devi picchiarla la botte? Che cosa fa? Perché devi dargli delle botte? È detto che boh, è strano. Cioè, nel vino so che a un certo punto la giri, perché picchiarla, poverina? Per farla, forse. Boh. Per fare la botte dovrei dare un colpo al cerchio. Ma che cacchio ne so. Vabbè, vediamo. Eh sì, perché comunque le assi vanno messe tutte insieme e poi ci metti siamo diventati anche di falegnami. Eh sì, per tenerli tutti insieme. Poi, beh, vabbè, dai colpo. Il cerchio per... la tiene. Vabbè, senti, vabbè, adesso ci esatto, arriviamo, lo scopriremo. Ci arriveremo. E poi parleremo di Temptation Island. Ah, no, che non l'ho visto. Parleremo di Filippo Bisceglia, che appunto ha condotto da tanto tempo questo reality, ma il pubblico aspetta Temptation Island VIP e si dice che potrebbe essere condotto da Alessia Marcuzzi. Anche lì, le fa tutti lei. Beata lei? Sì. Beh, ma è brava, poverina, però insomma ce n'è tante, quindi insomma... mettere un'altra. Infatti. No, no, beh, no, lei a me non dispiace per niente. No, 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 no. Però per esempio una che adesso io non vedo più, che a me piace tanto, è la Blasi, la Hilary. Lei era simpatica. L'hanno messa in freezer. È un po' che non la si vede.
dopo l'ultima, sì, se vero, non c'è qualche battibecco tra direttori e conduttrici, quelle che fanno tutto loro, perché lì insomma non si capisce bene. No. Infatti proprio per questo, visto che ci sono questi reality, è meglio darne una a un'altra per non vedere sempre lo stesso volto, no? Non lo so, sai che a volte ragionano col colpo al cerchio e il colpo alla botte. Quindi. Guarda, anch'io non ho seguito Temptation Island quest'anno, ho visto solo un pezzettino di, come si chiama la bionda? La Manila di Lazzaro. Col marito, compagno calciatore. No, l'unica Manila che mi viene in mente è Manila Luzon, ma è un travestito Manila newyorkese, quindi non so chi sia. Lei mi sembra che fosse stata una Miss Italia. Sì, beata lei, brava. Tutti bravi, tutti meravigliosi. No, io l'ho un po' massacrato, sto gioco qua, perché non mi piace. Adesso mi ha parlato già anche questi giorni dell'Elia, che vabbè, insomma, di quanto fosse... L'ha lasciato, hai visto? L'è tutta una bufonata. Ma io penso di sì, mi sembra tutto lui però ha detto delle cose cattive. Precostruito dai salotti della D'Urso e rivedremo dalla D'Urso tra 20 giorni quando insomma finì. Non lo so, mi lascia un po' così. Ha detto delle cose brutte però lui. Perché invece prima? Però mi sembra che abbia detto trovati una badante perché poi sarei da sola, non hai nessuno fuori, cose toste Questo perché l'ho letto, non perché l'ho visto. Non lo so, guarda, trovo tutto, molto basso. Un po' triste. Sì, non che io sia chissà che tipo di intellettuale, ci mancherebbe altro, mi piacciono le cazzate varie, però quello è proprio, non riesco a comprenderlo, che ti devo dire? Il Grande Fratello l'ho guardato. Ma certo, ma poi c'è l'edizione che ti piace, quella non ti piace, ci sta. Ma quella è proprio una dinamica, che è quello che dicevo forse a Sheila l'altro ieri, non mi ricordo neanche quando ne stavamo parlando, o con Clara venerdì, non lo so, che non riesco a capire, cioè lì il gioco è indurre in tentazione, no? Ok, ma sarei capace di tenerlo fermo stormone per quei 15 giorni che stai facendo una trasmissione? Sai che ci sono le telecamere. Ma certo, per quello anche, è tutto. A parte l'ormone, ma anche le parole, visto che alcuni dicono delle cose un po'... ormone, anche perché i figoni e le figone che mettono in giro per creare la tentazione, ma non hanno il minimo interesse, sono pagati per fare quasi una sorta di prostituzione. Uno ci quindi pensa, è ovvio che è tutto un gioco e ci caschi, quindi secondo me è finto. Se no, quello che dicevo, ci sono due opzioni, o è finto o le persone che partecipano le devono proprio scegliere, perché devi avere un livello talmente basso, perché allora preferisco davvero che sia finto e allora è tutto un po' romanzato, no? E allora ok, ho ancora un po' di rispetto per l'essere umano, altrimenti dall'altra parte, cioè comunque da una parte e dall'altra non ne vieni fuori bene. Quindi un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma non riesco a vedere, non lo so, non mi piace, che ti devo dire? Ne parleremo tra poco, Senti, facciamo che parto, dai. Vai, parto. Dopo con iniziamo i con gli argomenti, iniziamo a deragliare con tutto ciò che pensiamo e partiamo subito però, perché il gioco del 90 è sicuramente per questa sera un elemento predominante. Ne abbiamo già fatte due, prima e seconda senza il numero 90, ci sono già state una bella serie di somme 90, quelli che andiamo a toccare. Uno è a Torino, quindi una sola ruota con un ambo e attenzione a Palermo Nazionale. Io qua vi vorrei perché ambo eterno su ruote pazzesche. Andiamo. Eccoci, 895-095, vado velocissimo perché insomma abbiamo poi anche tante chiacchiere, tempo e linee le vedo stringate, siamo in piena giornata estrazionale in diretta, giovedì pomeriggio tra poche ore andiamo a vivere la terza estrazione del mese, è inutile negarlo che il 90 ci manca già, ne abbiamo vinti 12 all'interno del mese di luglio che è finito 5 giorni fa, quindi insomma non è un lontano ricordo ma è roba di qualche giorno fa. 12, quindi è sicuramente stato nei confronti del 90 un mese straordinario. Agosto è di solito da molto di più, le prime due sono già andate, allora attenzione a questa sera. In forma progressiva, perché è dalla terza del mese di agosto che si parte alla grande. Io ho definito in questi giorni agosto come un mese magico, termine che insomma ben lontano da quelli che sono i calcoli e la follia di ricerca per arrivare a darvi un ambo e un terno, però lo è a tutti gli effetti, perché storicamente all'interno di questo mese abbiamo ottenuto
risultati più importanti di tutto l'anno. Ce n'è un altro che è dicembre, che poi aspetteremo con ansia, che insomma sono poi quelli che ricordiamo di più per le grandi vincite. Torino, come già vi ho detto, 7,83, somma 90, un ambo con 90. Attenzione a Palermo Nazionale, due ruote straordinarie, la somma 90 che vediamo è la 6,84, che è semplicemente una conferma in realtà su due ruote che col gioco del 90 ci stanno anche dando del filo da torcere, ma che sono pronte a premiarci. È una di quelle evoluzioni dove addirittura può arrivare su tutte e due. Quindi potremmo questa sera vincere il 90 Palermo Nazionale? Perché no? Anche su tutte e due. La Nazionale non la stiamo usando come ruota di scorta, ma è ruota in causa. E devo dire, delle due non ce n'è una più importante dell'altra. A volte mi capita di dare un giudizio tecnico, ovviamente perché sappiamo quanto magari è atteso un numero o quella combinazione, e invece oggi no, perché sia Palermo, che rientra tra le tre ruote che ce l'hanno tra i frequenti, la solita vecchia Manfrina, ma anche la Nazionale, quindi attenzione davvero a tutte e due. Giochiamolo in modo tranquillo, stiamo parlando di un ambo, un terno, quindi male non ce ne facciamo se poi non dovessero arrivare. Il rischio qual è? È che invece possa arrivare su tutte e due. E allora vi aspetto insieme a Lio dopo il tasto 3 dal primo consiglio di questo giovedì pomeriggio. Forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherà il mondo intero. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherai il mondo.
Di cosa stiamo parlando? Di Natale, di come addoberemo anche il Natale. Anche, dai, che a me piace tantissimo, ma no, parliamo di... Abbiamo il coraggio di dirlo, di mangiare, vabbè, ma quello l'avranno capito, perché anche cosa dei morti ma che gli cosa? Fanno. No, stavo svelando ad Arianna che penso di essere incinta. Aver le voglie. Sì, sì, perché ho delle voglie, cioè una roba per cui a tutti capita, no? Che ci si sveglia la mattina e dice, ma oggi mandrebbe una pizza, insomma ci sta, no? Ognuno, io poi amo ascoltarmi, quindi sono uno che al mio corpo, quello che vuole io gli do, quindi non mi faccio troppi problemi. E stavo svelando ad Arianna che è più di 10 giorni che io mi sveglio con una fissa, che è roba da donna incinta, cioè ma ben avanti anche. Quindi ecco perché sono così allora. Diciamola alla Marini, la cotoletta, la cotoletta e il purè, ma io ne ho proprio bisogno, ma un purè non di quelli sintetici, purè vero e cotoletta. Dove andiamo? Mi sa, mi tocca farla, ma io non frigo in casa, mi rifiuto, sai che, quindi no, perché dopo devo buttare via le tende, quindi no. Due cotolettine? Sì, ma c'ho voglia di roba buona, ecco, non di quelle... cacchette semifatte, precotte, no, pure sintetico, no. Proprio fatto belle patate fatte al vapore, così almeno sono più buone ancora. Bisogna organizzarsi. Stasera non si può, però devo farla sta roba, adesso mi attrezzo. Adesso vado all'IKEA, compro una piastra di quelle lì, mi metto sul balcone a friggere. Bravo. Mi metto comodo. Bravo, con la carne buona. Sì. Vitello, panatura, magari doppia panatura. Bravo! Ma lì ci vuole l'io che fa, gli fa addirittura, è capace di fare lo strato tra una e l'altra, fa delle robe... Mamma mia. Basta, allora l'io, preparaci le cotolette che arriviamo subito. Sì, oltre alla cotoletta, allora fagliamogli fare anche il carpaccio impanato, che è una delle sue robe. Ah, sì? Sì, il carpaccio che... Non me ne hai mai parlato. È interessante. Sono ste spiaccicate bistecchine che è tutto croccantino e frittino, perché poi lì di carne ne rimane ben poca. Certo. La fetta di... ma devo dire che è una roba che una volta mi gustosa. Ha fatto... Una volta, più volte, però in quell'occasione io ero rimasto, non avevo mai pensato che si potesse impanare il carpaccio. Perché Lio, se vuoi invitarmi, guarda che ci sono anch'io. Tacca friggere, ecco, va bene. No, io ho proprio bisogno di cotoletta e purè. Buono, o mi faccio buono. Ricoverare? No, perché dici, lì però la cotoletta, il purè sì. No, senti, io le cotolette e il purè di Niguarda, quando ci lavoravo. È buono. Il purè di Niguarda era una delle cose che io amavo di... non potevo dirlo, non si poteva mangiare. No, beh, una volta sì. Si mangiava dai carrelli, insomma, mangiavi in cucina di corsa, non è che avevi il tempo di andare, lavoravi 39 ore al giorno, quindi il perché minimo era... Perché adesso non si può più? Non credo, ma non so neanche come funziona, io sono un po'... come deragliamo noi? Sì. Adesso sai che ormai è tutto incartato da fuori, sì. Io appartengo a quella generazione che all'asilo, alla scuola, al lavoro, negli ospedali, c'erano le mense interne, no? Che appunto gestivano e organizzavano tutto il mangiare. Poi, è vero, quella, come a scuola, adesso non si può assolutamente, più. Quella più o meno buona, però insomma io ricordo anche nelle varie cliniche dove ho lavorato, ma anche in ospedali, dove appunto c'era un elenco di cose da dar da mangiare, quindi poi in base a chi che cosa potevano mangiare, ma c'era una cucina centrale, che ho sempre trovato, vabbè, magari una volta non gradevole, un'altra volta più o meno, però molto più... Salutare. Molto più meglio, ecco, come si dice giustamente in italiano, di quella roba che arriva fuori con gli scatolotti. Ecco, ormai arriva tutto da fuori, quindi ci sono dei cenni, ma questa roba qui, questa roba è proprio il gioco degli appalti e il fottere soldi, perché non so quanto si possa risparmiare, in qualità sicuramente ci abbiamo straperso. Credo che la gestione di una cucina interna, di qualsiasi che sia un'azienda, un ospedale, una scuola, insomma almeno un briciolo di... E invece no, ormai non si può più neanche quello, arriva tutta sta... Non dirlo. Macedonia di roba. No, io la trovo brutta. Sì. Cioè, ti arriva l'affettato, è già secco, è già lì che ti guarda. No, io ricordo dei gran purè. Ecco, mi guarda quel purè lì, lo ricorderò a vita. Però non possiamo andare a mangiare il purè lì. Tu dici, andiamo a trovare qualcuno. Ci infiltriamo tipo parenti. Ma non c'è più, secondo me non ce l'hanno più la cucina. Avevano speso... No, andiamo da Lio, mi piace di più l'idea di andare da Lio. 100 milioni di lire avevano speso allora per comprare una macchina che pelava e lessava le patate. Wow. Era una stanza, davvero. Lavorerei a casa. Non ci sta, non basta. No, davvero, era una cosa immensa. Beh, considera Niguarda pieno, non so quante migliaia di persone davvero. Tra lavoratori e, insomma, degenti ci sono, eppure la roba che va per la maggiore. Io ero rimasto scioccato perché invece da altre parti pure era finto, quelli lì delle bustine, no? Invece lì fatto...
con le patate vere. Era una roba, certo, per cui mi sono sfondato. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, noi parleremo di cibo. Vabbè, allora, le notizie che ci attendono, le ho già ricordate? Sì, certo, Jacqueline, ne parleremo tra poco, Kennedy. E adesso dai, parliamo di numeri, che gli amici da casa non aspettano altro. Esatto, andiamo a parlare del terno con il 9, il terno con l'88, perché è il secondo passaggio e quindi andiamo a vedere l'altro portale. Ci siamo proprio deragliati, vabbè, fa niente, chi se ne frega, oggi pomeriggio è così, infatti speriamo, abbiamo lanciato un annuncio, no? Quindi abbiamo lanciato un monitor, come diceva la sconsolata, vediamo se qualcuno ci ascolta e ci fa la cotoletta col purè. Secondo me, Arianna... No, ce la dobbiamo fare da soli. Ci toccherà andare al McDonald's, finita la diretta stasera. Andiamo in redazione e andiamo a parlare di Lotto Flash con il terno del 9 e quello dell'88. Andiamo. E allora, dritti alla meta, perché sono arrivati i due terni dei frequenti del mese di agosto. Siamo alla terza, lo continuo a dire, tra poche ore la viviamo e qui dobbiamo mettere in campo 2 euro di giocata. Uno è il terno con il 9, l'altro è il magnifico, meraviglioso, straordinario, insomma ve l'ho già detto, è quello che mi piace di più, terno con l'88. L'88 è un elemento importante, vi avevo già detto negli scorsi giorni, state attenti ai radicali, avevamo già posto anche attenzione dicendovi, tra qualche giorno inizieremo a parlare di radicali dell'8. C'è già stata un'anticipazione, perché intanto il doppio 89 martedì lo abbiamo vinto a Bari al primo colpo e dal Bari-Cagliari addirittura per altre 2 volte al secondo. Quindi è andato via l'89, ma troviamo anche un 880 che oggi è con causa e condizione, perché proprio nasce. Poi ci sono certo dei risultati, io ho omesso in questi giorni di parlarne perché non erano straordinari. Qualcuno dirà, vabbè, ma il terno secco 689, l'ambo, scusate, secco è un ottimo risultato, ma non è al primo colpo di gioco. Certo che avessimo vinto il 689 dal Bari-Napoli al primo colpo era un'altra storia, però insomma, giustamente chi l'ha giocato al terzo se l'è portato a casa. Tornando a noi, attenzione, dicevo, all'88, perché 8 e 80 sono un 88 importante. Già abbiamo, come ricordavo prima, il doppio 89 del Bari-Cagliari, questo 8 e 80, ma il gemello 88 manca all'appello ed è proposto con un unico terno. E adesso sto zitto, vi aspetto insieme a Lio dopo il tasto 3 con l'89-22-77 e ricordo, troverete il terno con il 9 e il terno con l'88, che è quello che mi piace di più. Ho detto tutto. Sono 3 cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8-9-2-2-7-7. 7-7, chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, son 3 cifre sempre in mezzo all'azione. 8-9-2-2-7-7.
Rieccoci, e adesso parliamo di coppie celebri, parliamo di John e Jacqueline Kennedy. Lui la tradirà sempre, lei lo veglierà fino alla fine, vestita in Chanel rosa. Sono il ritratto dell'America, della coppia di potere e gusto che cambia il mondo, ma anche una coppia al centro di altre relazioni rovinose, per non dire tossiche. Lui, troncando con Marilyn Monroe, spinge la bionda attrice nella depressione, mentre lei, quando nel 1968 sposerà Aristotele Onassis, farà la stessa cosa con Maria Callas, che da quel colpo non si riprenderà più. È una storia... Guarda, ho già detto tutte le parolacce possibili. Ah, no, sì, parolacce eh? No, vabbè, sono sempre detto che lei non mi è mai tanto piaciuta, né nella veste, insomma... Certo, la tragedia dello Chanel rosa e marito sparato in macchina la ricordiamo tutti, anche se non c'eravamo, però insomma, sono immagini che abbiamo ampiamente visto, sì. Fa parte insomma, della storia americana, lui presidente insomma, degli Stati Uniti. Non lo so, io ho l'idea di un personaggio un po' controverso, c'ha la faccia da stronza, ecco, scusa il termine, quindi non è simpatica apparentemente. Io poi amando Maria Callas e la sua grande passione, questa gliel'ha scuffiato proprio sotto al naso, quell'altro era a caccia di potere, perché anche lì poi dobbiamo, cosa che non abbiamo detto l'altro giorno, dove appunto parlavamo invece della Callas e Aristotele Onassis, lì bisognerebbe capire anche se Aristotele in quel momento, perché sono convinto che lui abbia amato Maria Callas, lei era persa per lui, non c'era in ballo la questione soldi, certo l'altro era l'armatore più famoso e ricco del mondo, ma Maria Callas aveva già una sua autonomia anche economica, lei, certo. Insomma, che non era certo una lì col piattino. Quindi credo che ci sia stato davvero amore, abbiamo anche parlato del figlio Omero che è venuto a mancare subito tra loro due, e poi compare insomma la Kennedy dopo qualche annetto dalla tragedia. Ma già si conoscevano, c'è però un problema, che l'armatore greco aveva dei problemi ad entrare in America. Quindi quel matrimonio con insomma la vedova Kennedy, insomma, proprio un po' di interesse c'era, quindi credo che sia stata una sorta di scelta forzata. Quindi lei proprio non c'è, non mi va giù. No. Poi guarda, finita la puntata, ricordo che parlavo con l'autore dove ricordavo, vabbè, la storia perché l'ho letta, ma poi è stata fatta diventare un film che è Little Lady, dove appunto c'è la famiglia di lei. Adesso mi viene ancora lei. Aspetta, com'era? Non è a me viene Bourget, ma è Bouger. Bouvard. A me viene Bourget ormai. Sì, vabbè, insomma, quella lì, la Catherine, quella roba lì. Da parte di famiglia, insomma, aveva abbandonato una zia mezza folle, una cugina psicopatica, le ha lasciate nella decadenza più totale, anche quando era la moglie di Kennedy, che, voglio dire, una casetta, una registrata, dagliela a ste donne, no? Quindi, insomma, un personaggio un po' così, insomma, non mi è mai piaciuta. Punto, basta, ho già finito. Bene, tra poco invece parleremo di modi di dire, di questo modo di dire, un colpo al cerchio e una alla botte, a cura proprio di Giulia Parlantini, che salutiamo. Sì, sì. Speriamo venga presto in studio, infatti, ci deve spiegare bene perché va a cercare ste robe. Infatti. Sarà un'altra disturbata, secondo me sì. Allora, andiamo dritti in redazione e così chiudiamo, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, assolutamente no, chiudiamo quella che è tutta la statistica e poi io a ripetizione vi riporto nel portale del 90, rivedremo il terno con il 9 e con l'88, ma adesso arriva il pezzo forte della giornata. Ecco, qua dovete esserci perché parliamo di Milano-Napoli, qui non c'è nulla di chiassoso, non c'è l'88, non c'è l'89, non c'è la figura 9, non c'è il 9, non c'è il 90, non c'è niente, ma c'è Milano-Napoli. Insomma, sappiamo che ci sono altri numeri e che le possibilità di vincere sono davvero tante. Se poi andiamo a cavalcare condizioni storiche come il vecchio sistema di Giove, cioè quello che nasce sempre alla seconda del mese e soprattutto ad agosto e a dicembre, come già vi dicevo anche negli altri appuntamenti, funziona e questo è indiscutibile perché anche l'anno scorso Napoli ci aveva dato il terno secco dal Milano-Napoli di Giove. Quindi troverete Milano-Napoli, un ambo, un terno, ed è proprio quella giocata lì. Per poi passare, e rimanendo su Milano-Napoli, ad un'altra condizione che invece trova conferma dal triangolo di numeretti, e qui c'è un solo terno e rimaniamo a Milano-Napoli perché questa sera Milano-Napoli hanno anche l'ambo lunare. Tutto qui, andiamo a vedere.
Eccoci, 8934 94 94, portale a basso costo, lo potete percorrere, sapete che costa poco 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 al minuto, da rete fissa dai cellulari, in un minuto avrete sicuramente il meglio, il tempo che vi serve è sempre poco, non è che stiamo lì a perderlo, ma c'è anche un ordine cronologico, la prima giocata è sempre la più importante, quindi se uno si vuole fermare lì, spende quei pochi centesimi, mette giù ovviamente e lì finisce anche il costo della chiamata, che si riduce davvero a poco poco poco. Detto questo, l'ordine cronologico, qual è la giocata più importante? Milano-Napoli, storico, terza e dalla seconda, quindi del mese, perché appunto questo nasce sulla seconda estrazione del mese e viene giocato per la terza. È quello che nasce dal secondo estratto di Milano, presente nella seconda di ogni mese, che noi abbiamo trattato iniziando nel 1998. Bene, da allora sono stati tantissimi gli ambi e i terni che abbiamo potuto vincere. Volutamente vi ho ricordato il mese di agosto e quello di dicembre, dove insomma questo storico sistema funziona di più. Oggi non siamo a dicembre, ma è agosto, quindi questa sera è la terza, lo dobbiamo usare. Lui, un ambo, un terno, non è una giocata complessa da mettere in campo. Quadro estrazionale, perché Milano e Napoli, oltre alla condizione storica dalla seconda del mese, ci danno anche un triangolo di numeretti. Bene, quel triangolo di numeretti scatena un terno secco, quindi ha un'altra condizione, un'altra faccia della stessa medaglia, perché le ruote rimangono le stesse, ma è un'altra possibilità. Sempre a Milano-Napoli, e la condizione qui non c'è, c'è l'ambo lunare. Uno, l'ultimo l'abbiamo giocato 5 estrazioni fa e l'avete vinto subito. Quello è stato anche lui un'altra bella conferma di come vecchi sistemi, con nomi più o meno stupidi, insomma il sistema di Giove, l'ambo lunare, ma funzionano ancora oggi e servono solo per identificare quella cosa lì. Quindi quando poi si dice abbiamo vinto l'ambo lunare, abbiamo vinto l'ambo nel pagliaio, abbiamo vinto il terno di Giove, sapete che è quella roba lì. Mi raccomando. E allora io ho già parlato troppo, ci sono tutte le linee per voi e insieme a Lio la scelta di occuparci di sole due ruote nel tutto in uno vedrete che ha il suo motivo. Tasto 3 per averli. Di emozione mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento fuga dal fidanzamento mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento. Mi si placa ogni tormento perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu una ragione. Yeah. Agrigento. Agrigento.
Black Panther, keep the ball. Black Panther, free and all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah. Because we live our life in mission, because we have a brighter vision, because we got our freedom. Eccoci, eccoci. Oh, adesso andiamo a vedere questo modo di dire. Giulia Parlantini ci parla del colpo al cerchio e un colpo alla botte. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ovvero comportarsi in modo da non scontentare nessuno, alternando torto e ragione tra le parti in disputa. Un modo di dire che è anche spesso un modo di fare in certi politici, specialmente italiani, per i quali hanno addirittura coniato un neologismo, ovvero un termine nuovo, il cerchiobottismo. E infatti ho trovato che per cerchiare una botte il bottaio alterna martellate, proprio come dicevamo, sul cerchio, sul ferro e sulle doghe. Come abbiamo detto prima, bisogna comportarsi in modo da non scontentare nessuno, alternando torto e ragioni tra le parti. Ah, quindi, ecco, adesso ci siamo. Torto e ragione. Ma ha torto la botte o ha torto il ferro? Il cerchio. Esatto, chi ha ragione? Vai a capire. Apriamo un nuovo dilemma. No, carino, ma certo, poi l'origine di tutti i detti hanno, detti come lo stretto, di tutti i detti hanno un, ovviamente un significato, a volte sconosciuto, un po' remoto, perché insomma, dei tempi che furono, roba magari non più utilizzata. Carino, mi piace, sì. Va bene. E grazie Giulia che abbiamo scoperto questa. Infatti, quale sarà? Non lo so. Chi lo sa? Isola Temptation Island, ne parleremo tra poco. L'isola può essere che arrivi quella dei VIP. Per il momento abbiamo visto quella dei non VIP, se no c'era, se non c'era qualche personaggio tipo Antonella Elia, ma credo che sia stato un mix questa puntata, questa stagione. Non lo so, neanche la pubblicità. Cambiamo anche durante la pubblicità, no. È talmente insopportabile, non mi piace, cioè non ce la faccio, che ti devo dire? Poi, sì, credo che sia se invece stato un mix. È un programma di successo, sono contento, ma ci mancherebbe, ognuno avrà i suoi gusti. Sai che credo che sia stato seguito abbastanza. Ma va bene, ma magari sai che cosa? Allora, anche qua, io l'ho già detto l'altra volta, ne ho visto un pezzo dove c'era dentro la Valeriona Nazionale, sì. Che c'era la conduzione e la Simona, l'avevo visto solo perché tornava lei dopo un po' che non la vedevo e devo dire non è che insomma proprio non vedevo l'ora di vedere la puntata o di capire poi le varie dinamiche, mi faceva ridere, ecco, devo dire la verità, perché ricordo una Valeria con un figone pazzesco che poteva essere suo figlio spagnolo, peruviano, da dove è venuto fuori, sudamericano, non so chi era. E c'era tutto questo ammiccamento dove lei faceva veramente la gatta morta e poi quell'altro la sgridava perché faceva la gatta morta e lei negava di fronte all'evidenza. Al contrario, stessa storia, lui con un'altra, insomma, quindi quelle dinamiche lì che poi ha detto vabbè, insomma, sì, simpatica, una volta che l'ho visto. In realtà non l'ho mai seguito, quindi è anche sbagliato che io lo vada a demonizzare o a demolire come però faccio. Però se provato a seguirlo e ma non conosco bene tutte le dinamiche, quindi prima in effetti dovrei fare una sorta di karakiri, ritornare a riavvolgere il nastro e dire aspettiamo l'edizione VIP, la guardo e poi darò un giudizio. Parliamo. Perché vabbè, ho un giudizio frammentario di quel poco che ho visto che non mi è piaciuto e non ne capivo le dinamiche, ma posso anche non averlo capito, perché se poi ha questo grande successo, io ho il massimo rispetto per il pubblico, perché se uno guarda una roba, un motivo ci sarà. Quindi va guardato e capito, e poi, bisogna vedere. E poi ne parleremo qui. Sì, però aspetta, perché adesso c'è un altro pezzo, magari non è che te la cavi così velocemente. VIP? Ma con che coraggio ti vai a sputtanare così? Cioè, le persone non note possono, facendo veramente la qualunque,
perché è poi la dimostrazione dell'origine del Grande Fratello, quindi scorreggiando in televisione, ruttando, facendo vedere il peggio. Per diventare Ma se non sei nessuno, sarai ricordato come il mutanda, lo scorreggione, insomma. Poi ci sono degli appellativi che vanno avanti a vita, no? Perché quello è l'inizio della tua carriera, ma se nel momento in cui tu hai già... E se sei VIP è difficile. No, sputani, qualunque cosa tu faccia, qualunque reality tu faccia da persona nota, adesso poi VIP, certo vedremo mai la Sofia Loren al Grande Fratello, per me i VIP sono quelli, diciamo, persone del mondo dello spettacolo, comunque note, guarda che raramente... Andresti? Io? Ma te sei fuori? No. Ma dove? No, in un reality? Mi viene in mente il Grande Fratello. Grande Fratello, devo dire, ho sempre detto di no, non che non l'abbiano mai chiesto, ho sempre detto di no a questa domanda, ma con l'ultimo periodo, poi stai invecchiando, forse è un'esperienza che farei. Ah sì, eh? Sì, quella dell'isola no, perché io se non mi fate fumare, non mi fate mangiare per il resto, mentre lì si mangia e si fuma, quindi riesco a sopportare tutto il resto. Per me potrebbe essere un'esperienza. Perché ne massacrerei un po', perché io ho un bagaglio, di esperienza di vita che non è noto, insomma, di cose, ma a volte racconto, non racconto. Devo dire che di fronte a certe ragazzinate che sono poi gli, quindi mi butterebbero fuori dopo una settimana. Ma non è vero. Ma sarei un concorrente veramente odioso, no. Ma vero, certe robe non, sì, non riuscirei proprio a vivere le dinamiche del mi stai guardando, ti dico questo perché poi tanto qualcuno dirà, cosa che invece spesso si nota. Quindi ecco, sì, quella è un'esperienza che farei, il resto no. Non capisco come invece mettere in gioco i propri sentimenti, ce n'è stata una in un'edizione precedente, chi era la Pettinelli? Sì, ricordo sguainata su certi video, disperata, distrutta, roba che girava su Facebook. Io non vorrei mai che una persona, sei una persona nota, ma anche no, evitalo. È vero, me lo ricordo quel video. Ma c'era, era disperata, cos'è successo? È morto, sì. È morto lì dentro. E invece era una roba di corna, roba di tradimenti. Va che vengono fuori dei lati che è meglio tenerli a casa, insomma, anche perché poi la versione pubblica è di un'altra storia. Ti stavo dicendo, non ricordo personaggi... No, qualcuno sì, che per come li conosciamo a livello di notorietà siano dopo i reality migliorati. Sì, ce n'è uno solo, uno. Chi è? Malgioglio. Ah. Malgioglio che è odioso dall'inizio alla fine, per quello che noi vediamo. Abbiamo però imparato a conoscerlo, a parte chi lo conosce più o meno davvero, all'interno dell'Isola dei Famosi, dove si è completamente messo a nudo. Sì. Quindi la sua non fondotinta, il ciuffo che andava per i fatti suoi, insomma, questa diva finta di plastica essere, che è un gioco ovviamente, quindi c'è tanta ironia e anche intelligenza in un personaggio strampalato. E devo dire, è uscito un lato umano che secondo me gli ha dato invece forza, perché se fosse andato avanti solo a paillette, ciuffi e parei, durava come un gatto in tangenziale, certo. Perché poi la gente quel tipo non non ha voglia di vedere, di sentire. Quindi adesso, unendo le due robe, insomma, diciamo che è emerso un po', però io gli altri li ricordo tutti massacrati, quasi tutti, perché viene fuori il peggio. Andiamo in redazione invece, perché noi vediamo il meglio ed è il numero 90, venite con me. Eccoci, 895-095. E allora ripartiamo da qui. Velocemente io vi riporto tutti e tre i contenitori, perché è doveroso, tra le chiacchiere che ho perso tempo, insomma, e chi non ce l'ha fatta prima con le linee, l'estrazione è questa sera, quindi sono poche le ore che ci distanziano dalla terza estrazione del mese. E allora attenzione al 90. Il 90 manca da due volte, perché le prime due di questo nuovo mese di agosto non è ancora arrivato, però ne abbiamo vinti 12 a luglio, quindi fate molta attenzione alla sua ripresa. A Torino troverete solo un ambo secco, ma la condizione, la giocata, insomma il consiglio migliore è ovviamente quello di Palermo Nazionale. Questo non vuol dire che Torino è una schifezza e quindi l'abbiamo messo lì così. No, è un ambo, c'è un 90, un'ottima possibilità, ma un ambo, una ruota, 1-2 euro, insomma l'abbiamo giocato. Occhio però a Palermo Nazionale, perché qua il match, non tanto dal 6,84 ma dalla validità delle ruote che ospitano questa somma 90, è altissimo, come già ho detto in altri appuntamenti, non ricordo se questa mattina o ieri pomeriggio, è una di quelle situazioni, proprio per l'attuale ritardo del 90 su quelle due ruote, che potremmo cuccarlo sia sulla Nazionale sia su Palermo. Stiamo giocando un ambo interno, tasto 3 per averli, vi aspetto. Yeah.
cosa. Forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherai il mondo intero. E dentro al coro poi canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera. Rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era. Mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. Eccomi ancora qui, ve l'ho detto, non mi muovo fino alla fine perché riusciamo a ripercorrere tutti i contenitori e i contenuti ovviamente che abbiamo preparato e che, come avete detto e vi avevo già garantito, non vengono cambiati. Quindi per questa terza estrazione di agosto, quella appunto di questa sera, nessun aggiornamento. Fate molta attenzione perché siamo, io uso la parola, sicuri dei contenuti. Poi da qui a dire sicuri che stasera facciamo la cinquina, vabbè, ne passa un po'. Però sono talmente interessanti e importanti i contenuti divisi e frazionati, come sempre noi facciamo, perché ad ognuno di voi poi arriva il modo e la scelta di poter giocare, perché c'è chi riesce a giocare tutto, chi ne vuole solo una, chi manco una ne riesce a giocare. Insomma, poi siete davvero in tanti, quindi questo lo dovete capire. Non fate casino perché uno dice voglio tutto, gioco tutto, no. Impariamo sempre ad utilizzare quello che è nel nostro budget, quella piccola cifra che possiamo rischiare, perché nel gioco del lotto le opzioni sono due, o perdo o vinco, quindi le varie sfumature non ci sono. Quindi impariamo sempre a non mettere troppi soldi in campo e se abbiamo invece accumulato condizioni con la scelta di scartarle. Qui stiamo parlando, ecco, avrei dovuto fare l'esatto contrario, quindi enfatizzare, ed è cosa che faccio velocemente perché le linee sono partite e l'otto flash ne ha davvero poche, questi due terni vuol dire un euro da una parte e un euro dall'altra, non è che ci servono appunto decine di euro per andare a giocare un consiglio. Un terno è quello del 9, l'altro terno su cui io avrei voluto esagerare, ma ormai ho detto tutto il contrario di tutto, è quello dell'88. Io sull'88 personalmente un euro in più ce l'ho messo, perché il chiasso del 9, il chiasso del 90, la meraviglia della figura 9 ci piace tanto, ma ci sono anche tanti altri numeri. L'88 sapete che io lo amo alla follia. E quindi Milano-Palermo, questa è una bella conferma di 88 che ha quel pizzico e giusto ritardo perché lo si possa vincere facilmente. Ecco, mi è scappato. 89-22-77, l'8 flash, il contenuto sono due terni. Quello con il 9, Cagliari Nazionale, e il meraviglioso 88 di Milano-Palermo. Tutto qui, tasto 3 per averli. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7.
Eccoci veloci, ve l'ho detto, riuscivo a riportarvi tutto e qua io in due secondi vi devo invitare all'89 34 94 94 perché prima non ce l'ha fatta, perché qui c'è tutto su Milano-Napoli, il sistema di Giove, storico Milano-Napoli per la terza del mese che nasce sulla seconda ed è un ambonterno, il terno secco dal triangolo di Numeretti e attenzione perché è anche molto atteso l'ambo lunare, sono tre giocate diverse, tutte e tre su Milano-Napoli e allora per averle tasto 3. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free it all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom. Dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther, oh, kick the ball. Black Panther. Because we live our life in mission. Because we have a brighter vision. Because we got our freedom. Finito il nostro tempo, ma ovviamente noi ci rivediamo questa sera, mi raccomando come sempre puntuali per la terza estrazione di questo mese, alle ore 20, sempre qui, sapete dove trovarci. Ciao Marco. Grazie, grazie Arianna, grazie va davvero a voi per la pazienza nel seguire le nostre cose, ma soprattutto per la scelta che avete fatto in questi piccoli consigli che rappresentano per questa sera delle belle possibilità. Iniziamo ad incrociare tutto quello che possiamo incrociare, io vi dico in bocca al lupo e o io o Lio saremo ovviamente qui a vivere la terza estrazione del mese. E allora risintonizzatevi su 7 Gold tra poche ore, alle ore 20. A dopo. Ciao, buon pomeriggio.